Allora, perdonando intanto appunto a tutti i presenti la mancanza di facecam, problemi tecnici che non si possono sormontare stasera, ma ci tengo troppo a non darvi una buca, mettiamola così, siamo però comunque dinanzi all'inizio della run con Riku. E il fatto stesso che Riku abbia dinanzi a sé dei ricordi di qualcosa che bene o male non dovrebbero essere i mondi fantasy della Disney, le fiabe e le favole che abbiamo già vissuto sia con Sora sia in Kingdom Hearts 1, mi incuriosisce parecchio. Diciamo che quando tornerà la facecam, visto che non credo che la run di Riku finirà in una serata, specialmente a causa del ritardo di stanotte, a causa sempre dei problemi tecnici che su YouTube non avrete visto, che purtroppo talvolta succedono, diciamo che preferirò, guardandovi negli occhi, discutere di alcune mie elucubrazioni su quello che è l'introduzione di Riku al castello, specialmente dopo il finale di Kingdom Hearts. Quindi resistete un po', senza facecam e con tutti questi problemini non mi va di bruciare l'occasione. Me ne approfitto quindi per intanto mostrarvi quello che vi avevo promesso. Oggi vi mostro questo, ossia la morte di Vexen dalla, insomma, mano di Axel nel manga. Questa cosina è interessante, è estremamente violenta rispetto a quello che abbiamo visto e potrebbe tornare utile per il parallelo che abbiamo fatto nei confronti di una possibile preoccupazione di Square Enix o di influenza Disney. L'influenza Disney, in qualunque, in realtà, media recente, è molto, molto, molto tosta da giudicare, perché è più invadente di quanto non possa sembrare. Tuttavia, la prossima volta, quindi innanzi anche finalmente al mio volto, si spera, mi piacerebbe moltissimo vedere insieme a voi invece il finale extra su GBA che si sblocca soltanto una volta finita la run con Riku anche lì. Quindi, per cui, sì, vedremo Roxas con grafica GBA, perché appare. Detto questo, Riku non può personalizzare un mazzo, deve combattere con quello preselezionato. Le carte nel mazzo di Riku cambiano nel corso dell'avventura? Ma dai! Quindi devo giocare con quello che ho, ma non posso cambiarne l'ordine. Fatemi indovinare, 009 è un trucco, vero? Non ha trucchi? Affascinante. Ah, forse non ha trucchi perché è di livello 1. È di livello 1. Ok, ragazzi. Il diario di... Diario di... Non è il grillario, è diario di... Diario di... Carte combattimento. Animofago. Reagisce al potere oscuro che Riku usa in battaglia e aumenta la forza del ragazzo. Huh. E questi punti interrogativi? È come se Riku abbia più diversità di quanto non mi sarei aspettato. Mi dispiace, voi non possiate vedere la mia espressione in questo momento. La fortezza oscura. Hollow Bastion dal punto di vista di Riku. Questa potrebbe essere un'occasione d'oro. Potrebbe essere un'occasione incredibile. Potremmo vedere gli eventi di Kingdom Hearts 1 dal punto di vista di Riku. Vi prego, non bruciatevi questa occasione. Questa è la fortezza oscura. Quel che vedi non è reale. È il mondo della tua memoria. Le cose che ricordi del castello di Malefica sono diventate una carta che ha creato questo mondo. Hai già visto tutto in precedenza, vero? Imparerò qualcosa? O incontrerò qualcuno? Incontreresti le persone dei tuoi ricordi. Di norma. Che cosa vuoi dire? Va bene.
Ma è meglio che incontri te per primo, voce. Insomma, mentre Riku cerca di comprendere come utilizzare queste creazioni dei suoi ricordi, voi cercate di ricostruire il mio volto con i vostri. Hollow Bastion, la fortezza oscura. Allora. Guardate che carino il simbolo della bussola. Beh, sarà molto semplice. È praticamente per ora un inevitabile giocare a Kingdom Hearts. E devo dire la verità, questa è un'ottima idea. Questa è un'ottima idea per la versione GBA, perché porta ai giocatori la possibilità di giocare a Kingdom Hearts. Il vero e proprio Kingdom Hearts. È una cosa veramente graziosa. Quasi giocare a Kingdom Hearts. Mi aspettavo i nemici con carte molto più deboli. No, in effetti usano carte deboli, però sono riusciti a... Ah, possono interrompermi qualche attacco. Mi aspettavo un inizio molto più semplice. Ma... la ricarica! Ui! Ma dai! Oh, santo cielo! No! C'è l'attacco! Ricarica instant e attacco? Punti attacco? Punti abilità? Punti vita, punti abilità? Pio? Non mi stanno assolutamente aiutando, vero? PA sono aumentati di un'unità. Stato? Punti attacco, punti oscuri. Interessante. Ma questa è la classica cosa in cui a me viene una voglia pazza di farmare per un'ora e mezza. Ah, lo sentite anche voi il popping audio, eh? Benvenuti nel mio mondo. Allora, spero che si risolva in qualche modo. Non capisco esattamente il motivo per il quale ha cominciato a fare questo difetto in maniera così prepotente. Di solito avevo imparato a in qualche modo isolarlo, perché nell'istante nel quale si interrompeva la live o chiudevo e riaccendevo il software, si risolveva. A causa dell'upgrade hardware del PC, adesso ha smesso di permettermelo, ed è strano. Ok. È vero, non ho cure, però ad essere del tutto onesto io non ho mai usato praticamente le cure in Chain of Memories, se non per certe combo d'emergenze. Quindi dovrei trovarmi bene o male a mio agio. Per ora devo dire la verità che non utilizzare cariche è molto interessante. Comunque, andiamo avanti. Mi sentirei in colpa a tenervi incastrate. Molto in colpa. Se ricordi, la ricarica aveva un significato. Era Sora che cercava di ricordare come combattere perché era sotto l'influenza di Namina. Esatto. E Riku, non essendo sotto la sua influenza, non ne ha bisogno. Riku è meno tattica e più abilità. Quindi, insomma, un classico action, potremmo dire. Il motivo della no facecam, ragazzi, è che ha smesso di funzionare la facecam. E non volevo lasciarvi un po' appesi. Sbaglio o non mi è concesso aumentare i punti attacco quando voglio? Questa cosa mi sta rendendo molto infelice, perché avrei decisamente voluto puntare tutto sull'attacco. You know me, guys. Mi conoscete. Ah, è forte comunque, eh? Sono molto... ragazzi, cioè... Allora... non voglio parlarvi di come Riku è arrivato qui. E questo è un concetto che voglio esprimere una volta che so che i miei problemi sono bene o male un pochino più risolti.
Quello che invece mi intriga approfondire è la mia speranza che nulla di questa occasione incredibilmente preziosa venga buttato. Prova qualche combo. Dite che c'è qualche animazione unica se butto delle carte? No. Sono le stesse. Ah, non, sono curioso di sapere. Fanno molto danno queste spade. Che poi mi chiedo. Questa è una cosa che in Kingdom Hearts uno dovrebbe domandarsi, onestamente. Non è, non è superficiale. Riku ha questa spada, ma questa spada, in base a cosa gli è apparsa? Perché l'animofago è una roba che lui ha dal nulla. È qualcosa che ha dal nulla e non viene mai approfondito. In Kingdom Hearts 1, il gioco autoconclusivo, insomma, nonostante il finale semiaperto, è evidente che la spada gli è uscita come se fosse il Keyblade a causa dell'influenza di Ansem. L'oscurità lo ha premiato, in qualche modo la... Glielo ha donato Malefica? Lo abbiamo visto che glielo dona Malefica? Non credo. Malefica gli fa assorbire l'oscurità? Non visto, ma si può dedurre. Sono d'accordo. Nell'istante in cui Malefica lo porta ad accettare più oscurità, mi pare che lui ancora non abbia... Non l'aveva ancora mostrato, giusto? Non l'aveva ancora mostrato l'equipaggiamento prima che Malefica gli dicesse dell'oscurità. E... Inoltre, c'è da dire una cosa molto importante. Eh no, Malefica gli ha dato il Keyblade dei cuori, è vero. C'è da dire una cosa però. Quello che abbiamo visto con Barluscia nello scorso video è incredibilmente importante. Wow. Wow. Quello che abbiamo visto con Marluxia nello scorso episodio, quando abbiamo finito il gioco, diciamo, è veramente molto importante. Perché, per esempio, abbiamo notato una cosa: l'oscurità può creare forme incredibilmente complesse anche solo per il fatto che la forza... Allora, ragazzi, in Kingdom Hearts la forza ha un potere. Questo non è opinabile. Grazie Blood Talon, mentre combatto e gioco Kingdom Hearts... Talvolta posso dare ragione alla chat o dire qualcosa senza in realtà rendermi conto di averla detta. Non fraintendetemi, sono anche molto infastidito e frustrato dai problemi tecnici, quindi se dico qualche stupidaggine cercate di comprendere, non prendetela come peso. Quindi il Keyblade non l'ha ottenuto da Malefica. Ok. Allora, il Keyblade lo evocano dopo aver riunito i cuori delle sette principesse, esatto. Quest'arma è una manifestazione dell'oscurità potenziale sbloccata da Malefica. Ok, perfetto. È quello che abbiamo detto all'inizio. Non è un Keyblade, ovviamente. Una cosa molto importante che stavo cercando di spiegarvi è che questa cosa è, in qualche modo, accennata all'interno di Kingdom Hearts da quello che si vede quando si affronta Ansem. Da quello che si vede quando si affronta Ansem, da quello che si vede quando si affronta Marluxia, o come insomma hanno deciso di pronunciarlo indipendentemente da come è scritto. Ossia, adesso vado nella porta. Ora vado nella porta, una cosa molto molto importante è che Ansem, quando lo combattiamo, per esempio, evoca, diciamo, anzi si trasforma in quella sorta di fregata oscura, no? In quel mostro a forma di nave da guerra, potremmo dire. Proprio in nome del fatto che l'oscurità si manifesta in quel modo. Quindi, indipendentemente da quello che vuole dire Paperino, Topolino, Pippo, il mondo Disney e quello che frega loro, l'oscurità ha un potere. Ha un potere. No, Marluxia non diventa una nave. Marluxia diventa una sorta di... forma femminea di un Ade, diciamo. Quindi... Tecnicamente, le energie di Kingdom Hearts hanno
Sì, un angelo della morte, esatto. Hanno una possibilità di manifestare fisicamente il loro potere. Anche i nessuno, quindi, hanno un potere. Solo che quello un po' mi stupisce. Quello, il potere dei nessuno mi stupisce, perché non riesco a capire come fanno ad averne uno. Dovremmo... È una... Facendo un bello zoom out, anche Marluxia è una nave. Ah sì, eh? Questo è interessante. Molto interessante. A Nomura piacciono le navi. Esatto. Sto cercando di sfruttare un pochino lo strapotere che Riku ha nei confronti dei suoi nemici. Ah, mi ha stordito. Perché ho paura di poter... Okay. Smettila, Riku. Smettila. Lascialo stare. Lascialo stare. Ho paura di finire in una situazione nella quale non posso darvi prosecuzione come con... Potresti smetterla? Grazie. Ok, stanza roulette è molto interessante. Dunque. Sì, io ho fatto particolare attenzione a... Ho fatto particolare attenzione al cuore femminile, al cuore, insomma, all'estetica femminile del corpo di Marluxia. O Marluxia, insomma, a seconda di... come sempre. Diciamo che cercherò di dare rispetto alla pronuncia che hanno deciso in sala di doppiaggio, quindi Marluxia. Al di là del suo essere un personaggio effeminato, credo che ovviamente la forma possa avere un valore narrativo, ma vi spiego una cosa, ragazzi. Adesso ve la... Lasciate, aspetta, allora. Aspettate, ragazzi. Questa è una cosa importante. Vi tolgo l'audio, perché almeno scoppietta solo a me. Ragazzi, permettetemi di spiegarvi una cosa, ok? Se la forma femminea di Marluxia alle sue spalle assume un senso più profondo, un collegamento o una sorta di rivelazione tra quattro capitoli del gioco, 3, 2 od 1, ok? Non sarà qualcosa che è stato anticipato in Chain of Memories. Lo capite? Perché altrimenti la nave coatta di Ansem dovrebbe avere un senso e non ce l'aveva in Kingdom Hearts. Era un cattivo Disney trasformato in cattivo Final Fantasy, o viceversa, dal design di Squaresoft. Ok? È così. Quindi, se poi l'autore ha deciso di prendere il design di Marluxia Nessuno Uber Power Final Boss attraverso un'idea narrativa che collega quell'estetica a una risposta o approfondimento del personaggio, di come funzionano questi livelli di potere o di creature diverse all'interno delle regole del cuore, figata e more power to him, perché veramente è una cosa che a me farà impazzire e farò urli poco virili o molto virili a seconda di quanto mi prende la sprovvista. Però mi raccomando, distinguete sempre un acuto ricollegamento narrativo di un sequel che sfrutta una base originale per costruirci qualcosa sopra rispetto a una storia già scritta così in partenza. Ok. E infatti sì, tra l'altro Marluxia era inizialmente una donna, mi avete spiegato, come design. E infatti inizialmente per me l'idea è quella, no? Hanno sfruttato... Allora, che Marluxia è molto potente lo si è visto solo giocando. Cioè non è complesso da capire che lui è più potente degli altri. Allora. Tiè, no. l'ho letto in un commento.
Ho letto diverse cose in un commento che non ho verificato, quindi non prendetelo come oro colato. Però sicuramente è interessante perché i commenti che ricevo sotto i video di Kingdom Hearts spesso e volentieri sono stracolmi di passione e di personalità. Giocatori molto innamorati del franchise che lo hanno studiato e seguito negli anni. Come posso aver fatto io, per esempio, con la Metal Gear Saga. Se dico qualcosa sulla Metal Gear Saga, è difficilmente una cazzata, capite? Quindi nell'istante nel quale leggo certe cose, le posso prendere sul serio. Per esempio, mi è stato detto che Marluxia inizialmente doveva essere una donna, ma per evitare di creare un messaggio troppo antifemminista, mettiamola così, è stato reso un uomo, perché altrimenti tutti i traditori sarebbero stati di sesso femminile. Ed è una scelta un po' del cazzo, però d'accordo. Poi bisogna capire se l'intervista ha chiarito così o se era un'opinione del commentatore. Mentre un'altra cosa molto interessante è una plausibile, ma non letta da me, quindi sempre con grande attenzione, una sempre detta, non letta da me, intervista per intervista nei confronti di Nomura, che ha detto che di Nomura o comunque dello sviluppo, quindi tutto molto vago, ragazzi, sono commenti che ho letto. Ho abbassato, fatemi sapere se si sente così il volume, ok? E fondamentalmente quello che veniva detto era che Kingdom Hearts Chain of Memories era inizialmente stato costruito con il castello dell'oblio per far sì che Riku... Ah, ok, andiamo di qua. Per far sì che Riku... per far sì che Sora perdesse la memoria. Scusate, ragazzi, se stasera sarò particolarmente confuso e schizofrenico con quello che sono i miei concetti e i miei umori, ma sto pensando a come risolvere qualche problema tecnico. E se uno sembra... sono un po' strani un paio, quindi mi dà particolare urto, ma in realtà è tutto andato alla grande oggi per quanto concerne l'upgrade del PC. È stato veramente molto molto bello, solo che non sempre tutto può andare liscio. Tuttavia era un progetto Chain of Memories per cancellare i ricordi di Sora per creare un sequel. Poi hanno cambiato idea nello sviluppo e lo hanno reso molto più centrale all'interno della narrativa, però di questo parleremo quando ci sarà la Facecam. Questa stanza non c'eravamo nel gioco originale. Deve essere bello ritrovarti nella tua vecchia stanza. Chissà quanti ricordi. Di nuovo tu. Scusa, ma di questi ricordi faccio volentieri a meno. Malefica mi aveva dato questa stanza. Malefica mi aveva dato questa stanza. Proprio così. E tu hai vissuto qui, tentato dall'oscurità che lei ti offriva. Avevi rinunciato alla tua casa, agli amici, a tutto. Ma almeno ti avevano dato una bella stanza. Sta zitto. Chiave della via. Ah, volete sapere una cosa? Visto che tendenzialmente ora stiamo passando nelle solite stanze tutte uguali, ci tengo moltissimo a darvi una mia opinione, che non vedo l'ora di vedere come possa evolvere o meno, però è molto sincera. C'è un dettaglio in mezzo ai vari complimenti che sto dando al franchise per ora, perché comunque mi ha coinvolto più di quanto non avrei sospettato e ne sono molto felice. C'è una cosina che non mi è piaciuta per niente, sempre nei confronti stavolta però di Kingdom Hearts 1. In Kingdom Hearts 1 io ci sto riflettendo molto, perché io devo cercare di capire come interagire con quello che è la riscrittura dell'opera rispetto al trasformarlo in una serie così estesa, no? E Chain of Memories è molto 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 invadente, no? È molto 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 aggressivo nel costruire un folklore personale. E probabilmente poi Kingdom Hearts 2 lo renderà incredibilmente più denso, dando vita al Nomuraverse, chiamiamolo così. Tuttavia, Kingdom Hearts 1, secondo me, ha un grosso e pacchiano problema con Ansem. Sempre per il disperato tentativo di creare quel classico colpo di scena, o quella citazione, quella frase detta, no? Ah, l'ha detto! Sapete cosa intendo. Mi ha dato molto fastidio... Ah, a proposito, poi magari un giorno si scoprirà che non era lui, ma non conta un cazzo. Scusate la volgarità senza facecam e con la serata un po' stressante sono un po' cattivello, però nell'originale era ovviamente lui, punto. Anche perché appunto dice la stessa frase proprio per far capire al giocatore che è lui.
Il tizio incappucciato che dice a Sora quelle parole. No. È lui, è Ansem. Perché poi dice, e tu ancora adesso qui, sei arrivato dinanzi a me, non sai ancora nulla. Nell'originale autoconclusivo e nei primi 10 diari di Ansem, chiaramente quello è Ansem. Il problema è che poi chiaramente non sarà lui, perché altrimenti non si fa in qualche modo chiudere il cerchio con intelligenza. Quello che a me non mi è piaciuto è quanto teatrale sia Ansem dopo e quanto invece sia pacato, calmo e stabile il tizio incappucciato. Capite? Poi è ovvio che facendo 1+1, e ben venga, ne sarò felicissimo, non è lui. E Ansem lo ha citato perché sarà collegato a lui con il cuore, con cloni, parti di se stesso, Horcrux, eccetera, eccetera, eccetera. Capite? Però, comunque, nel singolo Kingdom Hearts a me non è piaciuto. Non ci sono che Heartless in questo castello. Voce! So che stai guardando, quindi spiegami. Dove sono le persone dei miei ricordi? Questo è interessante. Sicuro di volerle vedere? Certo che sì. Ma le avevi allontanate. Cosa? Sognavi il mondo esterno e attraversasti la porta per l'oscurità. Ti lasciasti alle spalle famiglia, amici, casa, tutto. Per inseguire l'oscurità. Questa è la fine di Kingdom Hearts. Ma ho rinunciato anche a quella. E per rispondere a qualche ragazzo prima, sì, i diari di Ansem sono piuttosto espliciti nel voler distinguere Ansem il saggio da altro, ma rimane il fatto che quella distinzione era per la caduta di Ansem nella volgare ricerca di risposte attraverso un ultimo abbandono di se stesso verso l'oscurità, trasformandolo nell'antagonista. So che è molto facile pensare che ci sia di più quando quel di più viene messo davvero. E il fatto che sia stato messo davvero è ottimo. È ottimo se reso bene, e lo scopriremo insieme. Ho fiducia, sono appassionato, però sono anche molto razionale. Ho rinunciato anche a quella. E cosa ne hai ricavato? Prima la tua casa, poi le tenebre. Il tuo cuore sa solo allontanare. È vuoto, come quella stanza. Questo, quello di cui potrebbe parlare la voce, potrebbe essere l'inizio di Kingdom Hearts, ma la porta di Destiny Island. Siamo sicuri che avesse oscurità dietro, perché dopo tutto l'oscurità era anche dietro Kingdom Hearts e lui ha deciso di abbandonare Sora e Kairi per seguire Topolino nell'oscurità, che poi avrebbe probabilmente condotto alla luce, ma era curioso. Riku ha proprio voluto abbandonarli. Riku è stato dall'altra parte della porta, per scelta, capite? Come i tuoi ricordi. Per questo non c'è nessuno. Il tuo cuore è vuoto, a parte l'oscurità residua. Lo pensi davvero? Mi piace. Mi piace molto. Ci piace molto. Ti prego, boss fight. No! No! Ti prego, no! Sapevo. Ti prego, no. Malefica, sei viva. Oh, no. Oh, no. Riku. Riku, sei forse anche tu un po' nel cuore di Sora? Stai ottenendo per caso una delle sue passive?
chiamata ottusità incombente? Perché te l'ha spiegato la voce! No, comunque in realtà il suo dubbio è lecito, eh. Cioè, io sto scherzando, perché... perché Malefica è molto potente. Quindi potrebbe... ecco. Non sei stato attento. Sono solo un'immagine della tua memoria. Adoro. Di tutta la gente che potevo incontrare proprio tu. Chi altri? Del resto il tuo cuore è imbevuto di oscurità. Puoi vedere solo coloro che esistono in quella stessa oscurità. Addio, ragazzi. No. Ringrazio di avere qualcuno che ti fa compagnia. Il tuo cuore è vuoto. Se non fosse per l'oscurità che vi alberga, saresti completamente solo. E non sarebbe così male in questo momento. Su, via. Un tempo ti aggrappavi a me per saziare la tua fame di oscurità. Sei tu che mi vuoi qui. Chi altri può darti l'oscurità che agogni? Un tempo volevo starti vicino. Avevo consegnato il mio cuore alle tenebre. Per curiosità, dillo. Ma ora non più. Tu e l'oscurità non avete nulla da offrire. Non ho fatto che perdermi. Svuotarmi. Ho chiuso con tutto ciò. Crawling in my skin. Se posso vedere solo gente come te, abitanti delle tenebre, vi eliminerò uno alla volta. Allora non scordare di distruggere te stesso alla fine. Perché tu, come me, appartieni alle tenebre. C'è qualcosa di grande fra di noi. Mi sta bene. Devo cercare di non prenderli per il culo. Perché in realtà sono coinvolto. Sto drammatizzando, diciamo, la situazione. Perché ho un brutto presentimento. Mi sono dato l'oscurità perché il mio cuore era debole. Odio quella debolezza. È come se io fossi il mio peggior nemico. Sapete, ragazzi, devo assolutamente, assolutamente dire una cosa molto seria per compensare chi magari sia in chat che su YouTube potrebbe... La chat di Twitch capisce molto bene alcuni tipi di umorismo. Un contenuto, magari anche backuppato su YouTube, potrebbe lasciare un'impressione diversa, perché vivere il momento è diverso dal pensarci bene su. E devo dire una cosa molto seria. Il target di Kingdom Hearts è chiaramente... Il mio brutto presentimento è solo che la boss fight sia quella... la fase 1 di Malefica di Kingdom Hearts 1. Ma parlando un secondo di roba seria. Questa è seria, ma non ne parla della trama. Il target di Kingdom Hearts, indipendentemente da come poi l'autore metta qualcosa anche per i più grandi, o comunque poi abbia appassionato i cuori di molti adulti perché ci si sono cresciuti accanto, e possa ovviamente toccare certe corde, tantissime magari, di chi ha una certa sensibilità, è ovviamente molto infantile. È un gioco per ragazzini, è a malapena ragazzi. E grazie a questo, in realtà, grazie a questo, Riku è qui, in Chain of Memories, con i suoi dialoghi, un personaggio veramente molto bello, perché in Kingdom Hearts 1 lasciava un po' troppo in sospeso la sua semi-assenza, la sua curiosità, il suo voler andar via, veniva un po' lasciato in sordina a causa della corruzione di Ansem. Molto bello che qui faccia questo discorso, perché sicuro, ne abbiamo letti mille volte di questi discorsi, se abbiamo 30 anni o qualcuno di voi è mio coetaneo, è veramente molto difficile pensare, oh mio Dio, questa cosa mi sta colpendo particolarmente perché non l'ho mai vista prima. È più un, cavolo, funziona, Riku è un bel personaggio, perché si sta completando. A differenza di quello che potrebbe succedere in altre situazioni con scritture più banali, questa banalità funziona perché? Perché Riku sta completando la sua identità e mostrando come effettivamente si sentisse in Kingdom Hearts 1, esattamente come Sora in Chain of Memories, è riuscito a crescere come scrittura, sperando che continui su questo percorso, in quanto è diventato più aggressivo, in qualche modo anche cattivo nei confronti di cose che non l'accetta, e estremamente duro, attraverso qualche decisione molto poco da fiaba. Carino. Basta parlare, Malefica. E così, odi l'oscurità al punto di combatterla.
Che dolore devi provare. Riku, lascia che metta fine al tuo dolore per sempre. Col potere meraviglioso dell'oscurità. Era meglio. No! 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 Buu! Che schifo! Ma non potevano copiare il Behemoth? Ma potevano metterci il Behemoth qui, no? Porca miseria, che bah! Se Riku non ha questo ricordo, tra l'altro. Ah, non posso interrompere il fuoco, giustamente. Ma si gira? Aia! Oh no! I'm dying! Devo interrompere tutti gli attacchi, ragazzi! Devo interrompere tutti gli attacchi! Tutto! No! Beh, in Kingdom Hearts 1 saremmo morte. Guarda quanto è soddisfatto. E non posso. Ah, viene messo in automatico. Ah. Ok. Ok. Perché la porta è già aperta? C'è una cutscene? C'è una cutscene, vero? No? Ok, io per sicurezza. Mettila! No! Vabbè, non credo che mi buttino in una boss fight subito, no? Ah, però è vero, alla fine c'è comunque il salvataggio, mi sa. C'è il salvataggio in cima. Ok. Ok, a posto, posso andare. Cutscene, cutscene, cutscene. Why do you shun the darkness? Come on, I know you heard me. Every word I said to Maleficent. Darkness is your weapon. It is time you learned you must accept it. What do you mean? Stop resisting. Accept the darkness. You have no choice. If you are to serve me again. I thought it was you, Ansem. Oh, you don't seem surprised. All you have been talking about is the darkness. I can only assume. You want to pull me back in, so you can play puppet master. Clever boy. I knew you'd be the one to most appropriately serve me. And now, surrender to me again. You're crazy! Not a chance! Did you really think you could do me harm? A weakling like you couldn't even defeat Sora, and you had darkness on your side. Oh, excuse me for being weak.
You are weak. You need darkness. Surrender. Bow to darkness. Bow to me. That's not gonna happen. Only the darkness can offer to you all of the strength that you will need. You're wrong! That voice. Your Majesty? That's right. Remember, Riku, you're not alone. Ma hanno cambiato il doppiatore. Listen close. The light will never give up on you. The answer. You'll always find it, even in the deepest darkness. I got it. Non è un bel colpo di scena se mi cambi il doppiatore, però. I won't lose to darkness. Not today. You think that feeble little light can save you from the darkness that I command? Immagino che chi non ha giocato Kingdom Hearts 1 e abbia giocato Kingdom Hearts Chain of Memories abbia proprio avuto la stessa esperienza su GBA. Non ci avrà capito un tubo comunque. Ok. Perché non posso... Ma... Non posso... Ho capito, è un tutorial, ma... Non serve il tutorial. Cosa dovrei fare secondo loro? Sto bloccando la carta. Questa cosa, più che una meccanica di gioco, è... un premio per... Nel caso tu spammi, riceverai anche dei premi. Perché per fermarla così tanto velocemente, o hai una combo pronta, o sei già più forte. Cioè, non... È solo un bonus passivo, praticamente. Non ti arrenderai. Ok. Sto premendo triangolo. Ah. Ok. Ebbè lì. Cazzo. Dove, non è che avevo lo zero pronto. Ok. Devo spammare triangolo. No, non è vero. Ma cazzo, ma troppo lento cosa? Belì, ma mi butti 9. Ma come spamma le carte? Ma scusate, devo vincere la sfida. Se lui mi mette un 9, devo cercare un 9 o uno 0. Cioè, dite... Cioè, se ho così poco tempo per non poter scegliere la carta, la vinci spammando. Ma è una merda. Ma scusa, ma mi hai fatto un gioco sulle regole e poi... Vabbè, ok. Cazzo, wow, raga, ho vinto. Wow, incredibile. Mi sento così accomplished now. Mi sento veramente vittorioso. Ho vinto tramite la testa. Come un vero mazzo di carte. Wow. Mi piace. Figo. Va bene. Grande. I duelli. Mostra una carta dello stesso valore di quella dell'avversario e premi triangolo per cominciare. Spamma X con tutte le tue carte e quelle che non butterai ti permetteranno di vincere. Va bene, perfetto.
What? That all you got? It seems to me that you are intent on resisting the darkness. All right, then see it for yourself. This is a card crafted from your memory. Advance through the world it creates, and soon you will understand. Chasing after light is not the way. It will not give you distance from the darkness. There is no running from the darkness. Don't worry, I'm not running. Give it. I'll enter the world, and in the end, if I haven't given in to the darkness, then I win. I have one more gift for you. Nella carta ora ci aggiungerò un harem di Sora. What'd you do? I simply tempered the darkness that yet remains in your heart. You still think that I'd rely on darkness? To use it or not is your choice. I'll be waiting, Riku. For you to sense it, and yield to the darkness in your heart. Mi piace, battute a parte. Allora, intanto vedo che c'è Fenrir in diretta che mi sta seguendo insieme a voi. E vorrei ringraziare i ragazzi che a causa dei pensieri che mi portano altrove ho parzialmente ignorato, mi dispiace, ma vi ho visto. Allora, tutti coloro i quali si sono iscritti, benvenuto, Bruco, Jack, Enfinzi, Wrath, grazie, grazie, grazie. Così come appunto al dono di Wrath Flames sono davvero debitore. Insieme poi a Frisk, Kletson, Sir Nico, Adefone, grazie del bitter, signori. Allora, è molto bello il fatto che Riku per curiosità ha ceduto all'oscurità e ora questo Ansem, che però in teoria... Perché Riku, che dovrebbe essere comunque piuttosto sveglio, fuori dai suoi ricordi, vede un personaggio che in teoria è stato disintegrato dalla luce e non si chiede nemmeno perché è vivo? Ah, pensavo che fossi tu. Ho capito, ma... In teoria Riku dovrebbe porsi delle domande. Che poi lui sia davvero lì, ossia una proiezione, ossia un pupazzo di Vexen. Insomma, qualunque sia il motivo, per quanto lui non l'ha visto morire, io una domandina me la farei. Però è vero, non l'ha visto morire. A questo stavo pensando proprio mentre cercavo di porre un pensiero. Comunque, la modalità oscura. Dicevo che è molto bello che Ansem tempri con un potere quello che rimane del buio in Riku, per dargli più potenza per superare gli ostacoli che lui stesso porrà contro di lui, affinché se ne innamori e ne venga in qualche modo ammaliato. Mi piace molto. La modalità oscura si attiva accumulando punti oscurità con i fermacarta. In modalità oscura avrai a disposizione abilità più potenti e nuovi trucchi. Se subisci danni o fermacarta, i tuoi punti oscurità diminuiranno. E esauriti tutti i punti oscurità, Riku tornerà normale. Bello! Molto, molto bello, perché effettivamente ora possiamo... È bello che ci faccia ottenere la forma di Riku oscura. Figo. Carino. Mi piace molto. Merda. Cosa? What? Questi? Don't I even warrant a hello, Lexius? What is going on here, Zaxian? I want an explanation. Nice to see you too, Vexen. It's such a shame. The organization used to be the rope that bound us together. You're only number six! How dare you! Let it go, Vexen. Zexion,
Tell us. What did you detect? Visitors. I picked up two scents in the castle's lowest basement. One of them was Maleficent. Don't be absurd. The witch is gone. She cannot return from the realm of darkness of her own volition. If you would let me finish. The scent belonged not to the real Maleficent, but to a very convincing double. But I truly cannot say much beyond that, since the double is no more. Our other visitor saw to that. And who is it? I do not know for sure, but the scent was very similar to that of the Superior. And yet, not exactly the same, was it? This truly piques my curiosity. Now, what to do? We wait, see what develops. Oh, santo cielo. Adesso... Mamma mia, state zitti, per favore. Perché sto per spararle grosse. Ma che figata! Ragazzi, qui abbiamo delle cose che... Se lette con la giusta sottigliezza, e non so se vado troppo sul sottile, ma porca miseria, se tu mi fai vedere delle cose che sembrano insensate e poi mi metti una silenziosissima spiegazione, non posso con la mia testa ignorarla. Cioè, tu mi dici che queste presenze sono state percepite da questi membri dell'organizzazione, che passano 7-8 secondi a farsi le facce brutte prima di parlarsi, comunque, no? Avete visto, no? Che appunto gli ha fatto sei aggressivo e poco cortese. Così, prima di continuare il dialogo. Effettivamente, c'è una roba pazzesca dentro. C'è una roba pazzesca dentro. Malefica non può tornare dall'oscurità quando le aggrada. Fermi tutti. Ciotto matte. Se Malefica non può tornare dall'oscurità quando le aggrada, significa forse che nel mondo di Kingdom Hearts, quando personaggi di un certo livello muoiono, finiscono in questo mondo dell'oscurità. Quindi la morte provoca il passaggio dal piano materiale al piano dell'oscurità. Indi per cui Ansem, ucciso da Sora and Company, è finito nel mondo dell'oscurità, ma essendo lui tremendamente affine all'oscurità, è riuscito a percepire Riku, che era comunque corrotto da essa. Non è riuscito a reggere l'oscurità che si trovava oltre la porta di Kingdom Hearts, e quindi lo ha catturato, teletrasportandolo lontano, dentro il castello, per un suo piano, che potrebbe in qualche modo, alla lontana, in maniera estremamente contorta, giustificare la stronzata di togliere qualunque pathos al finale di Kingdom Hearts, teletrasportando Riku immediatamente da un posto all'altro. Questo ho in qualche modo anticipato quello che vi dirò con la facecam, ossia che sono particolarmente deluso da aver visto Riku spostarsi da là senza troppo peso. Questo è il mio pensiero, ed è l'unica cosa che mi viene in mente quando è stato fatto quel discorso sull'oscurità, il tornare, visto che Malefica è stata sconfitta e non in maniera sottile, è stata proprio massacrata. Però Ansem è riuscito a tornare dall'oscurità perché ha un potere superiore vicino a quello del superiore. Ok. Something smells funny. What's that scent? It's so familiar. Darkness. It's the smell of darkness. No. No, dai. I can't believe this is happening. The darkness even seeped into my skin. Don't worry, Riku. Your Majesty!
The Smell of Darkness non era veramente il caso. Oh, what happened? I can see right through you. Funny, huh? I can only send a bit of my power to this place. That's why I've got a request for you. Kill them all. Listen, Riku. Kill them all. Just because darkness holds you, don't let go of who you are. You've got to fight the darkness inside you. It won't be easy to do, I know. But please don't forget, even in the darkest darkness, there's always a little bit of light. Light within darkness. You and I have seen it. The far welcoming light inside the door to darkness. The light of Kingdom Hearts. It will show you the way. Please don't give up. Believe in the light. That's a request from my heart. Okay. I'll do my best. Trust me. I'll try to find a way to reach you. I'll get there. I promise. Hmm. Oh. You're an illusion. Don't worry. We shook hands in our hearts, remember? We're connected, you and me. Guess we are. Hmm. Hmm. Non gli ha detto che ci siamo stretti la mano nei nostri cuori, quindi va bene la promessa. Gli ha detto remember, quindi sta parlando di quando si sono conosciuti. E in una storia che non conosciamo. No. No. No, 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 no. Che peccato. Ma non posso, non posso, non posso ignorarli, non posso lasciare. Non posso. Perché se lascio è la fine. Fico. Sbaglio, Riku ha detto che non usava, non voleva usare l'oscurità. Non mi affiderò mai più all'oscurità. Fuocaga oscura. Dice Darkness! Sta mentendo a se stesso! Ti, Ansem, non userò mai il potere che mi hai donato! Darkness! Submit! Darkness! Evidentemente gli piace l'odore, che vi devo dire? Quindi mi state bene o male dicendo che c'è chance di poter accelerare il processo perché Riku è molto forte. Però mi dispiacerebbe non esplorare le potenzialità dei level up di Riku. È un peccato.
Sì, è vero, dobbiamo rompere le cose. È tutto Chain of Memories che me lo state dicendo. Sì, no, che sono mondi piccoli, l'ho capito subito, perché anche Hollow Bastion era piccolo. Sì. Allora, visto che ho un po' di palle girate, scherzo più del solito per evitare fastidio, ma avete, o meglio, ho letto un commento che è assolutamente giusto, è molto probabile che l'uso dell'oscurità non sia una cosa del tutto volontaria, ma una forma di... Wow, ma una forma di possessione, una forma di perdita di controllo, chiaramente. Sì, sono d'accordo, ragazzi, sto giocando, ovviamente. Se c'è qualcosa di veramente sbagliato, insufficiente o fastidioso, imbarazzante o fuori luogo, sapete benissimo che ve lo dico. Vabbè, Sora è una pippa, comunque, è evidente. Like it! Topolino è molto, molto, molto forte. Ora poi li guardo i trucchi, promesso. Prima della boss fight li guardo. Per ora sto cercando di volare. Nani? Per carità, questo è comunque dopo il gioco, lo capisco. Però... L'unico senso che ha è che praticamente è Ansem che vuole fargli vedere quanto è forte. Volevo provare a castare il topo, ma solo in forma oscura. Ma che carte forti! Lo provo a castare da solo per vedere che fa, dai. Ah, ma c'è questo! Ok, non è andata come pensavo. Era meglio fare la combo. Cosa fa? Ah, ma lo fa comunque! Dura un po' meno, ma lo fa comunque. C'è zero tecnica in questi combattimenti. E anche proprio... Cioè, hanno lasciato la boss fight identica, togliendoci qualunque tecnicità. Non è una cosa molto bellina da fare. Esplosione sacra. Vero, vero, questo combattimento è mediocre anche con Sora. Avete ragione.
Evviva, level up! Stiamo prendendo le carte più forti del gioco. Adesso arriva Marluxia. Allora. Stato. Ah, Fermo scuro. Questa... Questi sono... 5.15 16.25. Però queste cose funzionano solo in forma oscura. Ah, ci picchia. Aha. Questa è sgrava, questa è fuori di testa. Anche secondo me questi sono quelli normali, perché sono rosso come i punti attacco e questi sono quelli viola come i punti oscuri. Però mi ricordo che non... Cioè, tutte le combo che ho fatto contro la boss fight non erano trucchi. Ho pensato che forse ho sempre usato combo un po' strane. Attivazione, vinci un duello che ti richiede di fermare 7 carte. Ah, i viola sono i trucchi duello. Beh, grazie di cuore. Jump to top, grazie di cuore. Anche se Streamlabs si è rotto. Ah no, infatti ho sbagliato io. Ho letto. Praticamente si era buggato il programma. Si era Sono cotto. Si era buggato il programma e ho letto jump to top come se fosse un nickname. Ma in realtà era il comando per saltare. Lascia perdere, ragazzi, non preoccupatevi. Wrathflames, sei di nuovo tu, grazie. Vabbè, è Chain of Memories, ragazzi. Però ora, per compensare, devo prendere in giro Kingdom Hearts e se lo merita. Capite che come game design... E grazie comunque del dono, Flames, davvero. Mi dispiace davvero tantissimo non essere in facecam, però... ora, mi potete aiutare a empatizzare, no? Cioè voi con me, potreste empatizzare con me... Quando dico che non è esattamente super acuto mettere i trucchi di tre colori diversi, ok? Con il rosso dei punti attacco e il viola dei punti oscuri e rendere i trucchi viola quelli del duello e quelli rossi probabilmente quelli della modalità, ecco, quelli della modalità oscura. Cioè, quanto è poco intelligente. E quelli viola non sono neanche dei veri trucchi, appunto. Allora, questi li uccidiamo, Tra l'altro per Riku i nemici dormienti sono un difetto, perché non può fare ferma carta e non può potenziarsi. Dai. Ok.
Senza facecam deve essere molto brutto vedere questi combattimenti. Spero che non vi stanchi, ragazzi. Oh! Astruns! Basta tracking! Basta tracking! E ora? Evviva! Wow! Bravo, resta stordito così almeno. Like it! Comunque, secondo me è un gran bel colpo di scena poter giocare Riku, perché non te lo aspetteresti in un gioco protagonista centrico come... Oh, guardate, che stile, che stile! Ho comunque perso. Ah, ho capito perché ho perso. Quindi il tempo è pochissimo. Ma, ma nel tutorial avevamo carte sgravissime, mentre qua abbiamo le nostre. Quindi devi avere solo culo. Perdonatemi, se io non posso modificare il mazzo, se non posso mettere in ordine le carte, è quasi solo culo. Perché il tempo è talmente poco che devi imparare... Sì, devi... No, devi imparare a memoria il tuo mazzo. Devi imparare... Devi imparare a memoria il tuo mazzo. Ma no, ma... Penso che non sia mai consigliabile duellare. Mai. Che figo. Oh, bene. Roulette, allora. Allora. Abbiamo... Ah, beh, ho poca roba figa, in effetti. Ho tre... Però ho già 3-0 rossi. Ho già 3 rosso, esatto. Però ne ho già 3 di 0 rossi. Vabbè. Non fa male un quarto, giusto? Spacchiamo tutto. Praticamente Jafar è una combo pazzesca con l'oscurità. Ti permette di caricare l'oscurità molto velocemente. Ah no, forse no, perché non permette di fare ferma carta. Ti impedisce di essere bloccato, ma non è ferma carta. Mi fa piacere pensare in maniera diversa con Riku. Bravo, bravo Topolino. No, già far più duello non può funzionare perché non si tratta di un attacco che fai prima. Sei già a confronto con una carta. Oh, finalmente una carta diversa, dai. Un bello zero verde. Ah, posso rompere tutti i prop delle mappe? Ok. Devo solo picchiare più a lungo? Spero che non sia vero perché non sarebbe affatto divertente. Ragazzi, non credo sia vero, eh. Non credo sia vero. Non in Chain of Memories, ragazzi. Non in Chain of Memories. Ok. No, è lentissimo!
Arrabbiatissimo! Quanto è forte, Riku! Ma dai! Sì, esatto, dovrei fare scorta di roulette. Topolino! Topolino, ho bisogno di te! Topolino! Save me! Grande Topolino! Topolino, non mi stai curando! Qual era la combo per curarmi? Era solo due carte? I won't lose to you! Intanto siamo troppo forti per perdere. Ah no, sono apparsi altri nemici! Possiamo perdere! No, non è vero. Uccidili tutti, Riku, uccidili tutti! Questi nessuno non meritano di vivere. Anelano all'oscurità. Allora, esiste una carta roulette qui? No, ma esiste una carta blu zero. Riku, ricorda! Il mondo! Il castello Disney non è una democrazia! Diglielo, diglielo al castello del mio! No pity! No pity, Riku! Topolino non prende prigionieri! E basta! Ma quanto sgravo! Oh. Questa è la peggior live che io abbia mai fatto di Kingdom Hearts, ragazzi. No, non è la migliore. È la peggiore finora. Ma no, non faccio battute, non fanno ridere queste battute, smettetela ragazzi, sono imbarazzanti. L'idea a volte è carina, ma l'esecuzione è pessima. E ora... I have identified the scent. It is Riku. Riku, you say? Has he emerged from the realm of darkness? His existence, it was once doubled in the darkness. Fascinating. That's why you mistook him for the superior. The dark power given to Riku facilitated his escape from its realm. What I want to know is... why he appeared here in Castle Oblivion? That's really quite simple. His existence resonates with that of another hero. Sora? Is in the castle? He arrived earlier. Marluxia is already using Naminé's unique powers to meddle with Sora's heart. Without even bothering to consult us. It seems he desperately wants the Keyblade Master for himself. What a foolish plan indeed. Sora's is not such an interesting existence. The entity that holds true value is Riku, the hero of darkness. Peggior cutscene di Chain of Memories, forse?
peggior cutscene in assoluto di Chernobyl Memories. Ho odiato i concetti espressi, il modo in cui sono stati espressi. Parlano come se fosse tutto perfettamente normale. Quindi per loro è naturale che il luogo sigillato dal potere di chi... sigillato al centro dei mondi, praticamente. La porta verso Kingdom Hearts, il regno dell'oscurità ineffabile alle sue spalle, sia collegato tramite semplicemente il concetto di essere vicini a quell'oscurità, al castello dell'oblio, perché c'è un cuore affine a un altro personaggio? Quindi in pratica è possibile teletrasportarsi ovunque ci sia qualcuno di te a te caro o simile? Ok. Va bene. E questo per loro è niente di più semplice? D'accordo. E questo come dovrebbe funzionare con le regole di Kingdom Hearts? Sì, esatto, sembra il matrimonio di un MMORPG. Cioè, come funziona in Kingdom Hearts, la cui base è i mondi sono separati l'uno dall'altro e non è possibile avvicinarsi alle barriere dei mondi, salvo casi estremamente drammatici? Ai ai ai, ok, ok, tempo al tempo, ma intanto è in questo gioco che me l'hanno detta sta cosa, eh? Sì, sto scegliendo a caso i mondi, non ho alcun interesse di un ordine specifico. Questi mondi sono puro filler, non servono a potenziare Riku per le vere boss fight che arriveranno. Più che altro, Riku è stato chiamato qui da Ansem, quindi... Sì, loro non sanno di Ansem, infatti è sicuramente un'ipotesi quella di Vexen, ma è un'ipotesi un po' del cazzo, cioè... È un'ipotesi molto stramba! E loro hanno detto, quindi Sora è qui? Indi per cui la sua teoria non è una minchiata assoluta, scusate la volgarità. È una teoria che ha delle basi logiche, secondo loro. Ho cercato di riflettere. Perché fino ad ora tutti i dialoghi di Kingdom Hearts, anche quelli più strani, avevano una comprensibilità molto diversa da questo. Questo è stato proprio un po' irrispettoso dell'attenzione del giocatore, perché è un po' troppo. Ah, adesso ho capito a che serve sott'acqua. Ah, l'avevo anche letto prima, in effetti. Infatti è come Arcanum. Ok. Esatto. È che il Realm... Cioè, se un commento dice... Beh, il Realm of Darkness è molto esteso, Mike... Forse sei giunto a qualche conclusione affrettata con alcune tue speculazioni. Le mie non sono conclusioni, e il fatto che sia esteso o meno sono informazioni che avete, voi, ben al di là di quello che i giochi mi hanno espresso fino ad ora. Quindi non conta. Una cosa è un giusto mistero, un altro è il modo di esporre un'informazione. Poi è ovvio che non si può esigere tutto subito, eh.
Per carità del cielo, ci mancherebbe altro. Non sto dicendo che quello che hanno detto è sbagliato, sto dicendo che quello che hanno detto lo hanno fatto in maniera poco elegante. E 8 non vale. Ah, se perdo il duello. Ah, figo. Poverino, peccato che può solo curarsi. Oh no. E che pizza, non ce l'ho le carte. Dai, il duello non si può vincere in poco tempo se non hai modo di... Vinci questa. Ma sì. Allora. Take this. Topolino? Sto aspettando te. No? No? Eccolo! Eccolo! Niente. L'ho perso. Cosa abbiamo qui? Niente di che. Ok. Ok. Mamma mia, fortissimo. Bravo ragazzo. Sicuramente più efficiente di Paperino. Eh sì sì, è vero, numeri alti sono molto importanti. Io nella stanza roulette combatto un po' più del solito, eh. Ok. Ok. Molto bellino questo attacco. Allora, beh, che dire, è bassa ma oh. E targhetta lui, per favore Riku, per favore, ragazzo, lui. Allora, chiederei ora, per avere anche un... Io sto cercando di porre grande attenzione alla storia di Kingdom Hearts, però chiederei a qualcuno che non parla di speculazione, ok? O di teorie, o di approfondimento passionale, ok? No. Parlando di dati e fatti, Kingdom Hearts 1... Dei mondi Disney. Che cosa dice? Lui dice che i mondi, cioè le comete, sono parti di... Le meteore sono parti di mondo, perché aver aperto la porta del cuore dei mondi, di Hollow Bastion, diciamo, ha iniziato una sequenza a catena che ha
demolito le barriere dei mondi, no? Le comete sono le parti di barriere dei mondi, esatto. Ok, esatto. Quindi quelle barriere si sono demolite. Ok, perfetto. E una volta chiusa la porta... Ok, devo pensarci meglio. Esatto, ok. La prima serratura ha distrutto le barriere tra mondi. E una volta... E una volta distrutta la barriera, il mondo, diciamo globale, lo spazio di Kingdom Hearts ha permesso alle Gummy Ship di teletrasportarsi, di viaggiare in quello spazio, diciamo, in quei tunnel che potevano connettere mondi. Quando Sora ha chiuso la porta con Topolino, perché da solo non avrebbe potuto, e in qualche ragione il mito del singolo Keyblade è una vaccata, perché Topolino ne è un altro, quindi ok, I believe you. Quello che è successo è che le barriere dei mondi sono tornate. A questo punto l'unica cosa che mi viene in mente, e lo dirò prendendo estremamente seriamente Kingdom Hearts, dando a lui tutto il rispetto e il cuore che posso, quindi lo farò come se fossi solo appassionato e non razionale, e questa volta può permettere a delle risposte di essere trovate, perché è ovvio che il creativo ci pensa con molto cuore, specialmente uno come Nomura penso che ci metta parecchio di se stesso. Ora, quello che posso credere io è questo. Statemi a sentire, ragazzi, soprattutto i veterani. Allora, prima che la prima porta venisse mai aperta, non esisteva la possibilità di utilizzare l'oscurità come strumento o potenziamento. Non esisteva altro che forse il concetto e il mistero dell'oscurità, e probabilmente anche della luce stessa. Nell'istante nel quale la porta è stata aperta e qualcuno ha potuto superare le regole originali del mondo, tramite quello che è diventato dopo, è stato in grado di poter aggiungere poteri al mondo di gioco affinché si potesse in qualche modo teletrasportarsi fuori dalle barriere dei mondi, nonostante ci fossero, perché altrimenti questi teletrasporti non hanno senso. Non dovrebbero essere possibili. Ho capito, però... Capitemi un secondo, ragazzi. Cerchiamo di parlare rispetto a quello che è... Non la saga. Non parliamo della saga. Parliamo del gioco. Perché, vedete, nell'istante nel quale... io gioco Kingdom Hearts Chain of Memories e io vedo che Sora è in un mondo nuovo, quello del giardino, entra in un altro mondo ancora e Riku esce fuori dal mondo dell'oscurità post Kingdom Hearts, diciamo, e viene teletrasportato altrove. Allora, il discorso delle barriere dei mondi, che mi rappresenta? Perché non dovrebbe poterlo fare. Riku, levati! No, Riku! Ah, avevi vinto! Dovevi utilizzare la terza carta. Sì, il castello è nel giardino. Ma dove minchia è il giardino? Scusate, ragazzi.
Cioè, il punto è questo. Se non si può viaggiare fra mondi, ci sono altri modi. Quegli altri modi devono necessariamente essere esistiti dopo un certo punto del gioco. Della storia del mondo. Per ora non posso che pensarla così. Come bestia, no? Hollow Bestia non è il castello della bestia. Sì, no, mi rendo conto che voi non potete rispondermi, per carità del cielo, ma io mi riferisco alla risposta che potrei darmi adesso, con le informazioni attuali. Riku non ha viaggiato in... in Kingdom Hearts 1. Riku è scomparso dall'isola ed è apparso ad Hollow Bastion. E poi ha ottenuto i poteri dell'oscurità e tramite l'oscurità si è spostato grazie a Malefica. Oh Mike, perdonami. Grazie del dono. Per un cappuccino. Lo prenderò domani mattina, promesso. Zefiro, grazie anche a te. Sì. Sì, posso anche capire che viaggiare tra reami è diverso che dai mondi, ma non sono discussioni affrontate fino ad ora in nessuna parte del gioco che non in un piccolo dialogo all'interno di una pagina di un diario di Ansem. Cioè, non è esattamente plot, ragazzi. Sì, appunto, ma mi state dicendo la cosa che ho detto io all'inizio. No, il fatto è questo, ragazzi. Non potete dirmi il tuo errore che stai presumendo robe che non sai, di cui non hai info. Io lo capisco e rispetto il concetto. Ma per giudicare anche il gioco, non posso pensare che questa cosa che attualmente non sembra avere un reale senso lo otterrà tra 4 giochi. Lo capite che non ha assolutamente senso. Si può giudicare la saga così, ma non si può giudicare il percorso della saga così. Non posso ottenere senso a qualcosa che non l'ho avuto per 10 anni dopo 8 anni. Cioè, dopo che non ho avuto senso per 8 anni dopo 10. Non funziona così. Quindi io mi chiedo, ok, perfetto, lo spostarsi con il cuore è un metodo magico di poter... cambiare ambientazione. Però questo è quello che ho detto io prima. Io prima ho fatto l'esempio dell'oscurità. Ossia, una volta aperta la porta, alcune creature, alcune entità hanno potuto utilizzare questa nuova energia per teletrasportarsi, e di conseguenza anche il potere del cuore si è risvegliato, permettendo a entità o personaggi di spostarsi tra i mondi. Va benissimo. Ma è quello che ho detto io all'inizio, ho detto oscurità, ma va bene anche cuore, va bene qualunque cosa. Tuttavia, solo questo può. Are you with Ansem? You are half correct. Let us say that he is not the Ansem with which you are familiar. He is Ansem, and he is not Ansem. Perhaps a nobody best conveys the idea. Riddles were never my thing. Try again. He belongs to neither the light nor the dark, but walks the twilight between. Oh. Catching on now? Oh, yes. You also stand in between the light and the darkness. It appears we have much in common. Maybe. Like you said, there really is darkness left inside of me. But so what? Darkness is my enemy. And so are you for reeking of that awful smell. Oh, so it's a fight you want. Very good. I shall take you on. C'è una cosa... C'è una cosa molto importante da dire. A me piace moltissimo lasciarmi cadere in flussi di coscienza. Però in realtà
In realtà, ho letto un commento che mi ha un attimino risvegliato, perché era molto logico e molto giusto. Perché una cosa è parlare di Kingdom Hearts 1, e in Kingdom Hearts 1 posso essere punzecchioso quanto voglio. In Chain of Memories le cose già cambiano, perché nell'istante nel quale Hanamura gli è stato concesso di creare un universo più esteso, è molto fastidioso dal punto di vista del giocatore, è molto frustrante dal punto di vista di un appassionato che richiede fiducia cieca a un autore che notoriamente non la merita per forza. Però Nomura, se avesse avuto qua già le idee chiare su tutte le regole future e possibili evoluzioni di determinati eventi, poteva tranquillamente mettere cose senza una reale spiegazione e poterle poi approfondire o dimostrare o spiegare anche in futuro. È giusto. È giusto perché una cosa è Square Enix che gli fa vedere i giochi, gli fa vendere i giochi su piattaforme diverse. Non so quanto può essere una sua scelta. Potrebbe essere una sua scelta perché le idee di mondi, nobody, heartless, luce, oscurità e tutte le differenze delle piccole entità all'interno della storia è divertente vederle iconizzate all'interno delle diverse piattaforme, però è un po' un problema. Però sì, avete ragione. Il problema è che la mia preoccupazione nasce dal fatto che io devo cercare di trattenere la mia passione per una saga completa o quasi. A me appassiona tremendamente l'idea di avere piccoli pezzi alla volta, e vi dirò questo. Ma dopo la boss fight. Vi dico una chicca dopo la boss fight. Ah no, devo premere triangolo, è vero. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo! Ok. Non mi ha curato! Non mi ha curato! E vabbè. Ne prenderemo parecchie. Paperino! Topolino! No, Topolino! Suca! Topolino! Una mano! Topo! Mannaggia a te! Beh, tecnicamente nel tempo del duello 5 carte non spammando non le puoi trovare. Non le puoi proprio trovare. Virtualmente non le puoi trovare. Cioè il tempo del duello è veramente poco. E se non puoi crearti il mazzo per poterti magari portare a un gruppo di carte per il duello, beh, in realtà è equilibrato in quel modo. Quindi serve in qualche modo. Devo dar fiducia alla meccanica. Scusate, ma in quale tempo? Cioè, con quale tempo tu dovresti avere la capacità di vedere lo schermo, la sua carta, la tua carta e sceglierla? Dai! Dai, siamo seri. Sono una pippa su questo? Non credo. Non credo proprio. Vorrei vedere voi.
È molto strano questo affare. Basta, zitto. Devo provare a fare... 9999. Un'altra, infatti, è la... se si parla di memoria muscolare è un altro conto. Grazie al cavolo. Cioè, se vado a cercarmi le tre carte 9, va bene, ok. D'accordo, sono in fondo. Metto le carte 9, ma alla fine diventa di nuovo uno spam, ragazzi. Forza, forza. Ma che pushing. Purtroppo con Riku i combattimenti non sono tecnici neanche un po'. Per ora, almeno. O meglio, stiamo anche giocando a normale, però con Sora ricordo una cosa un po' diversa. No! No! Ok, merda. Aspetta. Meno chiacchiere, più boss fight, scusate. È più semplice, ma non devo neanche essere un idiota. Perché ci tengo a dirvi quella cosina. Fatemi vincere un secondo e poi ve la dico. Capirai. Vado a prendere i 9 in fondo, sono capace anch'io. Ma non è tecnica, ragazzi, non è tecnica. Oh, such technique. Cazzo, ragazzi, wow. Dai, capitemi, no? Non è che non sono capace, cioè... Cioè, ha la ricarica automatica, la ricarichi ogni volta. Fai un duello e vinci facendo sempre destra, 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 triangolo, 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 sinistra, sinistra, destra, triangolo. Cioè, basta, è una combo. Non... Dai. Ah, però. No! No! No, volevo finirlo con... Ma sta zitto. Oh no! E adesso? 8! Ho perso! Non ho le carte più! Aia! Suka! Come on! Ma sta zitto! No, l'ho fatta la combo 999, l'ho fatta! Beh. Ho fatto un grosso errore, è vero? Uff. Allora, quello che volevo dirvi prima
è che tocca delle corde molto interessanti della mia personalità e del mio gusto. Il fatto che, che possibilmente una storia come quella di Kingdom Hearts e le sue regole più nascoste vengano scoperte piano piano in dettagli estremamente secondari di una narrativa molto, molto legata ai dettagli microscopici e non macroscopici. Una delle cose che mi sono più piaciute di tutta l'esperienza fino ad ora è Vexen che ha chiamato Sora un esperimento. È ovvio che probabilmente si riferisse al fatto che l'essere lì in quel castello fosse solo un gioco per loro, una sorta di esperimento di Marluxia. Tuttavia, il pensiero che in futuro delle boss fight o dei dialoghi molto molto piccoli, brevi, sottili, possono in realtà nascondere delle risposte anche a cose macroscopiche che ci siamo chiesti durante gli anni o comunque durante queste dirette, mi piace molto. E mi piace al punto che tocca tutte le mie corde di gusto, ma contemporaneamente bisogna stare molto attenti a come lo si giudica più obiettivamente. Ok? Perché, appunto, la possibilità che la storia si narri, spieghi, approfondisca attraverso cose così sottili e particolari potrebbe essere un particolare di Kingdom Hearts. Potrebbe essere un particolare che lo rende originale, che lo rende proprio, che gli dà un carattere. Questo bisogna però poi trasformarlo in un giudizio se funziona bene o funziona male in base a come lo utilizza. Però mi piace. Capite cosa voglio dire? È un'arma a doppio taglio che io posso gradire molto, però. I find coursing through you there is a darkness of formidable power growing, well worth the trouble of aggravating you. All this excitement has provided me with invaluable data. What? Many thanks, Riku. It was a trick all along. Guarda, Riku, onestamente no. Devi ancora conoscere Vexen, ma il suo dialogo è stato soltanto un elaborato modo di superare la delusione di aver preso un sacco di botte e averla in qualche modo trasformata in un vano... Era tutto secondo i miei piani. Non è così, Riku, tranquillo, non è così. Non è così. Però effettivamente non è dato il massimo. Sì, ma ragazzi, sto giocando un sacco questa serata, sto giocando moltissimo e cerco di fare discorsi seri proprio per farvi capire comunque che sono coinvolto e non sto prendendo in giro davvero Kingdom Hearts. Sapete benissimo quando sono rimasto scottato davvero. Lo sapete quando è successo un paio di volte, ve l'ho reso in maniera seria. Qui si stava giocando. Lo so che ovviamente cercavo i dati di Riku per poterlo poi clonare, non preoccupatevi, fidatevi di me. Se scherzo è perché penso che voi abbiate ben compreso la mia capacità d'analisi, no? Sto giocando. No, non sono in errore col Keyblade che non è un'arma unica. Lo so che non è un'arma unica. Il gioco che aveva detto che era un'arma unica. E che l'unico in grado di possedere il Keyblade era Sora, perché era un'arma unica che si spostava col cuore più forte. E poi Topolino ne aveva un altro. Cioè... non sono scemo, ragazzi. Insomma, in realtà quello l'ha detto Squall, che è un cazzaro. In realtà i mondi ripetitivi mi spingerebbero a continuare ed ho una gran voglia di farmare un po' con Riku perché mi piace moltissimo. Ok, adesso rispondo a Zenart. Ascoltami, io capisco cosa vuoi dire. Non è nemmeno questo. Il Keyblade di Sora è unico per un motivo solo. Sì, ma è un motivo che non esiste in Kingdom Hearts 1, lo capisci? Qualunque esso sia, non esisteva. Quindi in realtà il colpo di scena è che Topolino è super potente e magico perché ha quello dorato. E facciamo un ultimo mondo e poi andiamo avanti con la prossima volta, in cui spero di aver risolto i problemi. Però il prossimo mondo lo faccio senza uccidere nulla, semmai farmerò un pochino off screen perché mi diverte un botto.
Sono molto interessato. Sappiate questo. Stasera ci tengo molto a fare questi dialoghi con voi. Mi dispiace per le numerose pause, ma cercherò di non mettere pausa ora mentre viaggio tra i mondi senza combattere. Essendo io blind, salvo casi in cui ve lo faccio noto con grande serietà, e non sono questi in cui faccio le voci sussurrate e gioco con voi, sto giocando, ragazzi. Prendo molto sul serio, per quanto probabilmente non so ancora distinguere il fan cieco dal veterano saggio. E non voglio fare questa distinzione, ma io sono blind. Molti di voi no. Quindi, se io vi dico in Kingdom Hearts 1 questa cosa, comunque in quanto semi-autoconclusivo, potrebbe essere stata scritta in maniera piuttosto chiusa per poi essere ripresa, e voi mi dite no, è una cosa divertente da dire, ma non è così. Io rispetto molto il vostro smentirmi. Sappiatelo. Non ignoro quelle parole, nel modo più assoluto. Anzi, mi emozionano in parte. Lo dico con grande sincerità. Non fraintendetemi. Oh, beh. Cosa? Ma come? Ma dai. Vabbè. Ok. No! Ok. No, volevo fare il duello! Ok. Merda, un 9 no adesso. Non era il momento per un 9. Ci picchia. Fermo, 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 fermo. Ok. No, non Darkness. Dovevi curarmi. Topolino. Dovevi curarmi, Topolino. Pezzo di merda. Non Darkness. Ti avevo messo in fondo la combo per curarmi. Ti avevo messo in fondo la combo per curarmi. Topolino. Miki. Spietatissimo, Miki. Lo so, la barra in alto, lo so. Vabbè, come avete notato, comunque, insomma, il duello si fa. Il mio discorso prima era un altro. Ah, stronzo! Che sono sti numeroni? Ok, devo usare uno zero. Ferma questo, puzzone. No, ci è riuscito. Ok. E ora. No. No! Zero! Zero! Fermo! Non puoi nulla contro di me! Topolino! Topolino! Fermo! Zero! No, non Darkness! Pazzo! Non Darkness! No! No. Ok, va bene. Dopo due sconfitte gioco serio. Però di rado mi diverto così tanto. Mentre Sora è molto tecnico, essendo Riku abbastanza cacciarone, posso divertirmi. Oh, ok, vinciamola. Oh, ok, vinciamola. Allora. Ehi. Ho delle carte pippissima.
Ma sei fortissimo! Non dovrebbe scoppiare? No? No? Forse solo nell'originale? O ero stato sempre fortunato. Vabbè. Già. Nove. No? Cosa è successo al mio mazzo? Ah, troppe combo prima. Ok. Aia. Ah, stai buono. Ah, ma è già quasi morto? Non ci ho fatto neanche caso. Porca miseria, combattendo un po' seriamente, poverino. Non te ne accorgi nemmeno che muoiono. È vero, non ho mai lo stesso mazzo. Questo riesce a rendere i mondi brevi come qualcosa di divertente. È un'ottima idea cambiare il mazzo ogni mondo. O con il level up. No, col mondo, ok. Mike, ad inizio Kingdom Hearts 1, Topolino scrive a Pippo e Paperino che devono andare a cercare il Keyblade della luce mentre lui farà cosa. In realtà dice solo cercate la chiave. Ragazzi, non fatemi andare a cercare il video, che poi vi sgrido male. Non cercate di fare Nomura. Cioè, vi ho appena detto che mi fido di voi. Non sabotatevi. Non sabotatevi. Cioè, state... No. Vi si ritorce contro tutto quello che vi ho detto, attenzione. Cioè... Non voglio usare la roulette, non si sa mai. Che poi vi pare in blind se io avessi letto di un specifico Keyblade non me ne sarei accorto. E dai. Non sottovalutatemi. Oh boy. Ehi, sto perdendo parecchi level up così, Levati dalle balle! There's someone with a key. The key to our survival. So I need you and Goofy to find him. Ai 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 ai. Siete praticamente l'opposto a volte di quello che facevo io con Metal Gear Solid, in cui mentivo consapevolmente per non fare spoiler. Voi fate spoiler cercando di giustificare delle cose quando in realtà non ci sono. What's happening to Sora? Naminé's powers are being used to shuffle his memories as we speak. Marluxia may well succeed in getting his puppet. Sora would be a valuable asset to the organization. But Marluxia and Loxene's actions, they leave me quite uneasy. And then there is Axel. Who knows what that one is thinking? Vexen should take care of this.
His replica is soon to be completed. But Vexen despises Marluxia. Think of the mess it would make. So we must tell him. Isn't it better that Vexen clean up the mess than leave it to us? Ok. Ho detto spoiler prima perché a quanto ho capito il Keyblade della luce è un concetto che viene descritto in Kingdom Hearts 3, quindi lo avete un po' retroattivato. Poi invece c'è Justice Solaris che dice: ragazzi, nel Final Mix viene detto dallo stesso Topo che ha trovato la chiave del Regno Oscuro e possono chiudere la porta con entrambe le chiavi. Beh, che ci sono due chiavi all'interno di Kingdom Hearts è evidente, non è certamente un'aggiunta o qualche pazzia. È il finale, è un po' il colpo di scena, che in realtà Topolino non è proprio un personaggio Disney qualunque. Beh, ragazzi, se a fare un mondo ci si mette 5 minuti, effettivamente, se non combatto, togliamoci il pensiero. La città di mezzo? Sì, no. Il fatto che lo dica alla fine è un'altra cosa, ovviamente. È appunto quello che ho detto io. Nel finale si scopre che ce ne sono due. Appunto. Ok, Traverse Town non la facciamo, ragazzi. No. Questo è un mondo originale di Kingdom Hearts, e per quanto ci sarà probabilmente il solito soldato alla fine, no. Ok. Allora. Dunque, allora. Vediamo. Benvenuto, Stina Cat. Grazie, Zefiro. E no, non sono arrivati abbonamenti. Se qualcuno ha donato qualcosa. Comunque, signori. Sora finito esattamente al 50. Sono stato un po' provato stasera, quindi i miei discorsi erano un po' confusi. Spero si sia notato che cerco di essere razionale ma non stupido, di essere critico ma non cattivo, e contemporaneamente innamorato ma non cieco. In altre parole, ho una voglia pazza di proseguire, l'idea dell'organizzazione mi piace un botto, i piccoli misteri e le regole complicate una sopra l'altra che però costruiscono un mondo coerente con se stesso, forse, mi intrigano da pazzi. Sono, nel modo più sincero possibile, davvero appassionato. Davvero appassionato. Chain of Memories mi ha stupito positivamente più di quanto mai avrei potuto sospettare. Lo sto godendo, ragazzi. Non mi sono messo a farmi pippe mentali o pippe estetiche sulla bellezza di Vexen col dialogo di Riku, perché adoro le espressioni di Chain of Memories, adoro la teatralità di questi personaggi, soprattutto mi piace l'idea di uno scienziato, mi dispiace che venga tolto così presto, ma penso che questo sia Nomura che ha detto no, quello poteva studiare troppe descrizioni che non voglio che vengano date o che non posso dare, per diverse ragioni. Wow, Maku, eccole! Sono arrivate, grazie Maku, hai donato 5 sub ai ragazzi, grazie di cuore. Grazie di cuore davvero, saranno felicissimi io con loro, gentilissimo. Sono felice di avervi dato questa live nonostante qualche piccolo problema, vado a cercare di risolverli. Che dire, alla prossima ragazzi, e grazie a Ferrir di avermi seguito. Proprio nella live in cui è andato tutto in vacca. Ah, davvero, signori, grazie di essere con me. Condividere Kingdom Hearts così è forse la cosa più preziosa che potessi sperare di avere. Vi sono sinceramente grato. Buonanotte.